Dal 1 luglio, Agenzia delle Entrate Riscossione subentrerà a Equitalia, quindi il sistema di riscossione sarà assolutamente più invasivo. Agenzia delle Entrate Riscossione potrà pignorare i conti più rapidamente perché avrà accesso direttamente alle banche dati, cosa che prima Equitalia non poteva fare. Siamo di fronte a un sistema di riscossione iniquo e a tratti anche corrotto, forte con i deboli e debole con i forti. Il nuovo ente assumerà in sé tutte le competenze di Equitalia, ma soprattutto tutte le storture che hanno caratterizzato la riscossione. Per esempio, pensiamo agli aggi incostituzionali, oppure alle cartelle pazze, ai pignoramenti facili, alle ganasce fiscali e a tante altre problematiche. Rimane un forte sbilanciamento nei rapporti di forza tra Stato e cittadini. Il Movimento 5 Stelle in questo senso ha presentato diverse proposte, tra le quali una proposta di legge per l'abolizione di Equitalia, ma anche per la modifica del sistema di riscossione. Alle iniziative a livello istituzionale con le nostre proposte di legge si unisce la battaglia sul territorio. Per esempio, abbiamo denunciato la non applicazione della legge 228 del 2012, più precisamente ai commi 538 e 540. Il contribuente che riceve una cartella che ritiene di non dover pagare ha 60 giorni per presentare istanza in autotutela. Equitalia ha quindi 10 giorni per trasmettere la documentazione all'ente creditore. L'ente creditore a sua volta deve necessariamente entro 220 giorni inviare la risposta al contribuente. Qualora questa risposta non arrivi nei tempi previsti, quel credito non sarà più esigibile. Capita spesso che gli enti creditori, in particolar modo l'Agenzia delle Entrate, non rispondano entro i 220 giorni e in taluni casi capita anche che Equitalia si sostituisca a questi enti illecitamente. Adesso, con il passaggio delle competenze al nuovo ente, la situazione potrebbe precipitare perché, per esempio, non si sa che fine faranno i vari contenziosi aperti con Equitalia e non si sa come il contribuente si potrà difendere da tutti questi abusi. Abbiamo scoperto, per esempio, che molti ufficiali di riscossione che hanno pieni poteri come gli ufficiali giudiziari sono privi dell'autorizzazione prefettizia e questo potrebbe portare ad un vulnus a livello giuridico perché queste persone firmano degli atti e non si capisce se questi atti avranno poi un'effettiva validità. In Sardegna, dopo una lunga battaglia, la direttrice regionale dell'Agenzia delle Entrate ha garantito che avrebbe applicato gli sgravi in base alla legge 228 e ha inviato una lettera formale agli uffici provinciali, però ad oggi nulla è cambiato e i contribuenti stanno ancora attendendo gli sgravi a questo punto legittimi. Sempre in Sardegna abbiamo fatto l'accesso agli atti presso le sedi provinciali di Equitalia per capire chi abbia avuto accesso ai vantaggi della legge 228 nel periodo dell'entrata in vigore della stessa legge, quindi in riferimento all'anno 2013. Vogliamo sapere quali sono i soggetti che hanno usufruito di quello che a questo punto diventa un privilegio, considerato che tanti cittadini non hanno avuto alcuna risposta e sono ancora in attesa da tanti anni. Con i punti civici SOS Equitalia, il Movimento 5 Stelle ha creato dei presidi di assistenza a tanti cittadini, tanti piccoli contribuenti che sono rimasti imbrigliati in questo sistema asfissiante del fisco e della riscossione. La battaglia dunque continua e annunceremo azioni clamorose già nei prossimi giorni. Vi invitiamo a seguirci. Grazie a tutti.